Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto la recensione di uno di quei prodotti che mi ha dato un sacco di soddisfazioni nel recensirlo. Sì, perché è facile recensire il prodotto top di gamma del marchio leader di una determinata tipologia di prodotti, ma il bello è scovare e trovare un prodotto che non sia il marchio leader, ma che ci dia comunque delle prestazioni che ci entusiasmano e che sia giusto nel suo rapporto di qualità-prezzo. E questo è il caso di lui. Questo stabilizzatore per smartphone della OM è l'iSteady X2, un prodotto ragazzi che mi ha entusiasmato tantissimo. Sì, perché lui viene venduto su Amazon ad un prezzo che varia dagli 80 ai 90 euro, poi il prezzo è variabile come sapete in base agli sconti applicabili nella pagina dei prodotti, vi lascio qua sotto il link in descrizione, o acquistabile ovviamente direttamente dal sito OM che pratica spesso degli sconti direttamente appunto dal suo store ufficiale. Questo prodotto ragazzi è incredibile, come vi ho detto, per rapporto qualità prezzo mi è piaciuto un sacco recensirlo e mi ha sorpreso tantissimo. È uno stabilizzatore meccanico su tre assi motorizzato da tre motori brushless. Adesso andiamo velocemente a vedere cosa c'è nella confezione, poi ve lo faccio vedere da vicino. Allora, nella confezione che si apre a calamita, quindi anche questo è un aspetto che mi piace tantissimo, queste confezioni che vanno di moda adesso che si aprono appunto con attacco magnetico, abbiamo subito un manuale dove ci spiega che applicazione andare a scaricare da installare nello smartphone. È un'applicazione che si chiama OM Pro, è disponibile sia per iOS che per Android, e poi ci spiega come aprire lo stabilizzatore prima dell'utilizzo. Poi abbiamo questa scatoletta dove abbiamo un sacchetto in microfibra per il trasporto e il manuale di istruzioni dove troviamo anche la lingua italiana. E qua poi abbiamo subito lui, l'iSteady X2 e i suoi accessori. Abbiamo un telecomando per andare a comandare a distanza fino a 10 metri le funzioni principali dello stabilizzatore, un piccolissimo telecomando, guardate quanto è piccolo ed è praticissimo. Poi abbiamo un piccolo cavalletto da fissare sotto allo stabilizzatore se dobbiamo andare ad appoggiarlo su una superficie, utilizzarlo ovviamente in maniera statica. Poi abbiamo un cavetto per la ricarica, perché lui si ricarica con un cavetto USB USB Type-C. Ovviamente come alimentatore dovete usare un alimentatore di quelli che avete voi già per lo smartphone o collegarlo al PC, comunque un alimentatore di qualsiasi va sempre bene. E qua ragazzi abbiamo lui, guardate quanto è piccolo e quanto è compatto, e soprattutto una cosa veramente veramente interessante è il peso, perché parliamo di uno stabilizzatore che pesa 260 grammi, è veramente veramente leggero. All'interno abbiamo una batteria che ci dà un'autonomia di lavoro di circa 10 ore, ovviamente questo è quello dichiarato dall'azienda, però state anche un po' scarsi, fate anche 8 ore, comunque sempre tanta roba, e la possibilità ovviamente di utilizzarlo anche come power bank. Quindi andando a collegare un cavetto Type-C e poi un cavetto che ovviamente va collegato al vostro smartphone, che sia Type-C o una presa Lightning in caso di iPhone, andrete anche a ricaricare il vostro smartphone mentre lo state utilizzando. Quindi comodissimo anche il discorso di farlo diventare un power bank. E poi adesso vi faccio vedere come si apre in maniera facile. Per aprirlo è semplicissimo, basta allentare questa rotella qua dietro, andare a sollevarlo, perché lui in questa posizione vedete rimane bloccato per il trasporto. Vado a tirare lo sblocco e quando si ferma nella posizione che crea questo braccio dritto, vado a stringere la rotella che ho usato prima e lo stabilizzatore è pronto all'utilizzo. Quindi avete visto che ci vuole veramente poco. Vado a chiuderlo per farvi vedere, per chiuderlo come è pratico, vado a chiudere ed eccolo qua. Lui è in grado di supportare smartphone di dimensioni importanti, arriva a dimensione di un iPhone 13 Pro Max o di un Galaxy S20 Plus per intenderci, cioè dimensioni di smartphone veramente importanti. E una cosa utile sono queste smancature dove lo smartphone va ad inserirsi e i tasti ovviamente del volume e dell'accensione e dello spegnimento dello smartphone non andranno a schiacciarsi quando lo smartphone sarà inserito. Qua sotto abbiamo una vite
per appunto avvitare il suo treppiede o qualsiasi altro supporto che gli vogliamo andare a fissare, perché comunque è una vite standard. Qua da parte abbiamo il pulsante per lo zoom, qua abbiamo il joystick di controllo se vogliamo controllare manualmente il gimbal, poi qua abbiamo delle luci a led che vanno a indicare appunto le funzioni che stiamo utilizzando, oltre anche a indicarci la carica della batteria. Qua abbiamo il pulsante d'accensione e spegnimento, che poi ovviamente servirà anche per attivare e disattivare altre funzioni. Qua abbiamo il pulsante per far partire la registrazione o per scattare le foto o per, come vedremo dopo, fargli fare altre funzioni. Quindi questo è tutto quello che abbiamo sullo stabilizzatore, ma adesso direi di andare a provarlo da vicino. Allora vado a montargli il suo treppiede, così ce l'ho qua comodo davanti a me. A questo punto non ci resta che prendere lo smartphone, andare ad inserirlo nel supporto. Bisogna cercare di centrarlo il più possibile, così che lui stabilizzi senza problemi, perché ha il peso più bilanciato, quindi più è centrato lo smartphone meglio è. E a questo punto basterà andare a aprire l'applicazione, come vi ho detto, che si chiama OM Pro, andare ad accendere lo stabilizzatore tenendo premuto il tasto di destra, ed ecco qua che lui si è acceso. Quindi adesso abbiamo già lo smartphone, l'applicazione e lo stabilizzatore che comunicano, quindi è tutto connesso tramite il Bluetooth. Ovviamente per attivare la comunicazione dovete associare il dispositivo, come fate con qualsiasi dispositivo Bluetooth. Andate nel Bluetooth, fate la ricerca del dispositivo e una volta associato lo riconoscerà sempre quando lo andate ad accendere. Quindi a questo punto basterà fare inizio a registrazione ed ecco qua che siamo subito pronti ad utilizzare il nostro stabilizzatore. Adesso vado a cliccare su video, così ingrandiamo l'immagine, vado a girare la videocamera, quindi avete visto che questo tasto, o meglio questo simbolo, va a girare la videocamera da quella posteriore a quella frontale, e qua come abbiamo nel menu standard del nostro dispositivo quello che vogliamo fare con la videocamera, quindi video, foto, time lapse e via dicendo. Qua a sinistra poi abbiamo la possibilità, se siamo in video, di andare a modificare la risoluzione, in questo caso lasciamo 1080 30 fps. Qua sotto abbiamo una funzione interessante che è l'active track, possiamo scegliere tra l'active track del volto o l'active track di un oggetto. In questo caso selezionerò quello del volto, così lui, vedete, mi tiene inquadrato. Se io mi giro, lui mi tiene sempre inquadrato. È comodo ovviamente per fare queste cose, o anche se stiamo facendo qualcosa all'aperto dove ci muoviamo, lui cerca sempre di tenerci inquadrato. E sempre qua sotto a sinistra abbiamo l'ingranaggio per le impostazioni. Le prime impostazioni riguardano quello che è i parametri della telecamera, quindi tutte le funzioni riguardanti la telecamera, mentre quello sotto sono le impostazioni del gimbal, quindi andremo a regolare e a configurare il gimbal a nostro piacimento. Vedete quante possibilità di regolazione che abbiamo. Qua sotto abbiamo autocalibrazione, che è una cosa importante soprattutto da fare al primo avvio. Appoggiate lo stabilizzatore su una superficie piana, mettete lo smartphone, lo accendete e fate autocalibrazione, così lui fa una calibrazione precisa della posizione orizzontale. Poi qua sotto abbiamo un altro simbolo dove ci viene indicata la versione del firmware e il numero seriale del prodotto. Ovviamente tante funzioni sono attivabili solo dal display, ma altre sono attivabili da questi tasti. Ve ne faccio vedere solo qualcuna. Se io clicco due volte questo tasto, fa un ricentramento della posizione. Se io vado a cliccare una volta sola, vado a mettere lo smartphone in posizione verticale. Se io vado a cliccare un'altra volta, lo smartphone torna in posizione orizzontale. Poi se andiamo a cliccare due volte il tastino qua da parte, passiamo in modalità foto. Se riclicco due volte, torna in modalità video. Se clicco tre volte, cambio la videocamera, quindi passo da quella frontale a quella posteriore. Vado a cliccare ancora tre volte e ritorno in quella frontale. Quindi da questi tasti abbiamo tante funzioni, poi ce n'è qualcun'altra ancora, però nel manuale di istruzioni è tutto spiegato bene, o altrimenti dal display potete fare veramente di tutto. Poi abbiamo questo tasto a scorrimento laterale che è per lo zoom, e vedete che
è praticissimo e funziona benissimo a livello di fluidità. E poi una cosa che voglio farvi vedere sono le impostazioni del gimbal, nel senso che come tutti gli stabilizzatori c'è la possibilità di cambiare le funzioni di movimento del gimbal, quindi alcuni movimenti vengono bloccati in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare. Questa scritta qua in alto va ad indicare la tipologia di movimenti che avremo nell'utilizzo del gimbal. Per andare a modificare questa opzione lo potete fare ovviamente entrando nelle impostazioni del gimbal. Vedete, qua abbiamo le quattro possibilità, dove vi viene anche spiegato, anche se è scritto in piccolissimo, però è in italiano, perché comunque l'applicazione, come avete visto, è in italiano, è scritto in piccolissimo, vi viene spiegato cosa fa quel tipo di opzione, o meglio cosa va a bloccare o non bloccare a livello di movimenti quel tipo di funzione che andiamo a utilizzare. Quella, diciamo, che ci dà la massima libertà, dove praticamente tutto il movimento del gimbal è libero, praticamente un movimento quasi a 360 gradi se vogliamo, è questo. Infatti si è scritto All Follow, è praticamente movimento libero dappertutto. Queste sono le quattro possibilità che abbiamo per quanto riguarda l'utilizzo del gimbal. Poi qua a destra, dove possiamo andare a scegliere time lapse, foto, video, abbiamo Moment. Cos'è Moment? Sono delle funzioni automatiche in cui lui ci crea dei micro video in cui ci mette anche la musica, molto piacevoli, soprattutto se fatti nelle location ideali per quel tipo di funzione, o meglio di video che lui vuole andare a creare. Sono davvero semplici, basta andare a selezionare, andare a cliccare su inizio. Vedete che in questa schermata ci fa vedere l'esempio del video che andrà a creare, e ne abbiamo abbastanza. Adesso non so se sono 7 8, vedete, basterà schiacciare inizio, fa un countdown di 3 2 1. Adesso vi faccio vedere, ovviamente in questo caso sono fermo, però se io vado a cliccare il tasto di registrazione, vedete che lui si posiziona e fa il countdown di 3 2 1, dopodiché inizia a fare appunto quel tipo di video che ci ha fatto vedere in quella, diciamo, in quell'anteprima. Ovviamente in questo caso non verrà niente di bello perché è fermo, però se state camminando verranno veramente dei video interessanti. Infatti vedete che adesso, se faccio riprendi video, torno indietro, se faccio salvare video, quel video che ha fatto andrà a salvarsi, che poi è questo video che vedete qua adesso, che come vi ho detto non ha senso fatto in questa situazione. E per farvi capire cosa si può ottenere con uno smartphone e un gimbal stabilizzato come questo, a fine video vi lascio dei piccole clip girate con lui in una festa che c'è stata qua nel mio paese, una yarn bombing. Non so se voi conoscete questo tipo di festa in cui il paese viene addobbato con delle creazioni fatte ad uncinetto o a maglia, ed è una cosa bellissima, e ho approfittato di queste creazioni spettacolari che c'erano nel mio paese per provare e testare bene lui. E quindi il video che andrete a vedere dopo, o meglio queste clip che andrete a vedere dopo, sono fatte interamente con lui e il mio iPhone 12 Pro. E questo per farvi capire cosa si può fare con lui a livello di registrazione di immagini, e poi con un po' di montaggio video cosa si può ottenere. E in più, come vi ho fatto vedere all'inizio, abbiamo pure lui questo piccolo telecomando che ci dà le funzioni principali, che poi sono quelle che abbiamo sul manico del nostro OM iSteady X2, che però possiamo utilizzare a distanza. Adesso vi faccio vedere, basta andare ad accenderlo con questo piccolo interruttore. Andiamo a metterlo su on e lui è funzionante. Ovviamente per utilizzarlo bisogna andare a disattivare l'active track, altrimenti lui tenta sempre di tenervi inquadrato il volto e non potete andare a muovere il gimbal, perché lui tornerà sempre nella posizione, o cerca di rimanere nella posizione per tenervi inquadrati. Una volta disattivato l'active track, guardate, vedete, è una figata incredibile, perché è molto reattivo, quindi è piacevole da utilizzare, e poi ci dà le funzioni principali. Quindi le quattro frecce vanno un po' a fare quello che fa il piccolo joystick, mentre questi due tasti sarebbero un po' i due tasti qua frontali del manico. Infatti se io clicco una volta questo qua, vado a far ruotare lo smartphone, stessa cosa che fa questo, vedete? Identico, è uguale quello di sinistra, va a far partire la registrazione video. Se io vado a cliccarlo, vado ad interromperla. Quindi ragazzi, avete visto che prodotto, come vi ho detto, per rapporto qualità prezzo incredibile, perché per circa 80 euro è un prodotto
perché per circa 80 euro è uno stabilizzatore pazzesco, e averlo in queste dimensioni, questo peso, perché andiamo a togliergli il cavalletto, cioè guardate le dimensioni, è davvero davvero piccolo, è di una maneggevolezza incredibile, e ci permette di avere dei risultati pazzeschi. E poi basta andare a cliccare il tasto di spegnimento, lui si spegne, e capite che si è spento perché lo smartphone praticamente è appeso come se fosse un oggetto morto. Andate a rimuoverlo e in un secondo allentate la rotella laterale, andate a chiuderlo in questo modo, spingete che faccia clic leggero, andate a ristringere la vite e ragazzi, questo è lui, cioè guardate la mia mano, guardate quanto è piccolo ed è leggerissimo. La cosa bella è che parliamo di 260 grammi e non vi stanca nel braccio, nella mano, nel polso, cioè potete utilizzarlo per un sacco di tempo. Io quando l'ho utilizzato per fare le clip che vedrete tra poco, l'ho utilizzato per tantissimo tempo ed è stato incredibile, per quanto non mi sia stancato minimamente nell'utilizzarlo. E poi potete riporlo dappertutto, basta una borsetta, uno zainetto, una tasca dei pantaloni, io tipo nei pantaloni estivi che ho sempre le tasche laterali, ci stava benissimo. E sicuramente la trasportabilità e il peso sono sicuramente uno dei suoi punti di forza, oltre ovviamente alla resa dal punto di vista della stabilizzazione. Quindi ragazzi, adesso vi lascio alle clip che ho registrato con lui per farvi capire, per trasmettervi cosa si può fare con un prodotto di questo tipo. E se il video che avete visto fino adesso e quello che andrete a vedere come clip vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler delle location di dove vado a volare, spoiler dei prodotti che arriveranno qua su YouTube. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Probabilmente anche coupon di lui potrebbero arrivare lì. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video!